Per il Monday Night di Lega Pro, il Pisa affronta Elena Garibaldi, la capolista ternana, per cercare di strappare un risultato utile che arriva. Finisce 1-1, ma gara noiosissima, un primo tempo dove le due squadre si sono studiate per circa mezz'ora. La prima conclusione arriva con Dianda, azione pericolosa, non è neanche una conclusione, e Dianda si conquista qui il calcio d'angolo dopo un'azione prolungata della squadra ospite. Proprio sul successivo calcio d'angolo Dianda manda pallone per Sinigaglia e qui arriva la prima conclusione a rete. Sempre Danti per la Ternana al 41esimo, azione telefonata, pallone deviato su Pugliesi. Poi Perna, il pallone di testa fuori, è il primo tiro del Pisa, anche se fuori. Il secondo tempo inizia proprio con la Ternana in avanti, all'11esimo Nolè viene lanciato a rete e segna il gol dell'1-0, vantaggio per la Ternana sempre più capolista. Il Pisa però non ci sta e 9 minuti più tardi, discesa di Tulli, palla in mezzo, la torsione e il colpo di testa di Perna per il pareggio dei neroazzurri. La gara si conclude con un tiraccio di Tulli, palla fuori, termina 1-1, poco da dire all'Arena Garibaldi. Il Pisa strappa un buon pareggio.